Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 112, 26 maggio 1905. Trovandomi fuori di me stessa, mi sono trovata col bambino Gesù in braccio e stavo dicendogli: carino mio, tutta e sempre tua sono, de non permettere che vi scorra in me alcunché fosse anche un'ombra che non sia tua. E lui: figlia mia, quando l'anima è tutta mia, io vi sento un mormorio continuo del suo essere in me. Me lo sento scorrere, questo mormorio suo continuo, nella mia voce, nel mio cuore, nella mente, nelle mani, nei miei passi e fino al mio sangue. Oh, come mi è dolce questo suo mormorio in me, e come lo sento vado ripetendo, tutto, tutto, tutto è mio di quest'anima, ed io ti amo, ti amo, ti amo tanto. E vi suggero il mormorio del mio amore in essa, sicché come io vi sento il suo, così l'anima vi sente il mormorio mio in tutto il suo essere. Sicché l'anima in tutta se stessa si sente scorrere il mio mormorio, sicché se l'anima in tutta se stessa si sente scorrere il mio mormorio, è segno che l'anima è tutta mia. Capitolo 113, 29 maggio 1905. Questa mattina nel venire il benedetto Gesù si è gettato nelle mie braccia come se volesse riposare e mi ha detto: così l'anima deve riposare nelle braccia dell'ubbidienza,
come un bambino si riposa sicuro nelle braccia della madre. E chi riposa in braccio all'ubbidienza vi riceve tutti i colori divini. Perché a chi veramente dorme si può fare ciò che si vuole. Così chi veramente riposa in braccio all'ubbidienza si può dire che dorme e Dio può fare all'anima ciò che egli vuole. Capitolo 114, 30 maggio 1905. Continuando il mio solito stato, stavo dicendo: Signore, che vuoi da me? Manifestatemi la tua santa volontà. E lui: figlia mia, ti voglio tutta in me, a ciò che possa trovare tutto in te. Come tutte le creature ebbero vita nella mia umanità e vi soddisfeci per tutte, così stando tutta in me, mi farai trovare tutte le creature in te. Cioè, unita con me, mi farai trovare in te la riparazione per tutti, la soddisfazione, il ringraziamento, la lode e tutto ciò che le creature sono obbligate a darmi. L'amore, oltre alla vita divina ed umana, mi somministrò la terza vita, che mi fece germogliare tutte le vite delle creature nella mia umanità. È questa vita d'amore, e che mentre mi dava vita, mi dava morte continua, mi batteva e mi fortificava, mi umiliava e mi innalzava, mi amareggiava e mi raddolciva, mi tormentava e mi dava delizie. Che cosa non contiene questa vita d'amore infaticabile, pronta ad ogni cosa? Tutto, tutto in essa si trova. La sua vita è sempre nuova ed eterna. Oh, quanto vorrei trovare in te questa vita di amore, per averti sempre in me e tutto trovare in te. Questi capitoli che abbiamo vissuto, che abbiamo letto oggi, sono molto profondi e anche molto molto spirituali, diciamo così, ecco. Salvo il secondo, che è un po', diciamo, più accessibile, perché parla della virtù dell'ubbidienza, anche se ne parla in un modo molto profondo. Gli altri due sono più sul mistico, diciamo così, ecco, quindi aprono degli orizzonti in cui certamente si vedono dei chiari di luce. Ma come tutte quante le cose che vanno un pochino al di là di quella che è l'esperienza ordinaria, diceva la cara Santa Teresa, li possono perfettamente comprendere solo coloro che ne fanno esperienza, no? Comunque, il primo, Gesù dice, parla, tutto parte da una preghiera di Luisa: non permettere che vi scorra in me alcunché, fosse anche un'ombra che non sia tua. Questa preghiera certamente noi possiamo farla nostra, sarebbe cosa, anzi, assai buona, assai lodevole farla nostra e rivolgerla a Gesù. Questo dovrebbe essere la nostra massima aspirazione e al tempo stesso, insieme a tale preghiera e a tale aspirazione, sempre da parte nostra, come un principio generale della vita spirituale e cristiana in generale, fare quello che noi possiamo, fare quanto sta in noi, perché ciò diventi realtà, anche se evidentemente giungere fino al punto che neanche un'ombra non sia di Gesù non dipende solo da noi, evidentemente. E qui infatti Gesù comincia a spiegare questo singolare e rapporto bilaterale che c'è tra lui e l'anima che è tutta sua, e usa questo linguaggio, no? Sento un mormorio continuo del suo essere in me. È impressionante, me lo sento scorrere questo suo mormorio continuo nella mia voce, nel mio cuore, nella mente, nelle mani, nei miei passi e fino al mio sangue. O come
mi è dolce questo suo mormorio in me. E come lo sento, vado ripetendo: tutto, tutto, tutto è mio di quest'anima ed io ti amo, ti amo, ti amo. E poi prosegue: vi suggello il mormorio del mio amore in essa, sicché come io vi sento il suo, ecco, così l'anima vi sente il mormorio mio in tutto il suo essere. E poi conclude: sicché se l'anima in tutta se stessa si sente scorrere il mio mormorio, è segno che l'anima è tutta mia. Quindi chi sente dentro di sé scorrere il mormorio di Gesù, conclude, ecco, può ragionevolmente e non temerariamente pensare che la sua anima è tutta sua, il che significa che se non si sente questo mormorio di Gesù dentro di noi, ancora la nostra anima non è tutta sua. Oh, cosa ci fa comprendere questo capitoletto, a prescindere dalla possibilità di rappresentazione e di comprensione di queste cose, che appunto comprendiamo che se non le si vivono non si possono comprendere, no? Però ci fa comprendere il tasso di unione che si può raggiungere con Gesù. Allora, quando noi siamo innamorati veramente, ecco, questo per esempio una coppia di sposi felice lo sa, no? E quello che si proprio desidera dal profondo, quando si è innamorati veramente, chiaramente, non quando si è innamorati tanto per dire, sarebbe un'unione proprio totale con la persona, no? E anche nella modalità sponsale, insomma, che giunge a una grandissima intimità nella coppia, che tra l'altro dovrebbe essere esclusiva, quindi non mai vissuta con nessun altro, proprio per essere ancora più unitiva. E poi bella, nel senso espressione delicata, insomma, di amore profondo, no? Certamente però comporta una grandissima intimità, pensiamo a una coppia di sposi, insomma, condividono la tavola, condividono il letto, condividono l'intimità, condividono le cose più comuni della vita ordinaria, no? E quando c'è una bella coppia, si vede, insomma, la bellezza anche dell'amore che porta a questa unità, no? Però, ecco, questo lo sanno le coppie e anche chi, anche in maniera un pochino più distante, insomma, più superficiale, ha vissuto, insomma, senza vivere il matrimonio, ma in qualche modo ha vissuto l'esperienza dell'amore umano, c'è sempre un limite, no? Nel senso che io non ci posso entrare nel cuore della persona che amo, non posso, come dire, entrare dentro i suoi pensieri, non posso percepire le stesse sue cose, no? Cioè, dice, io sto male, allora, se chi amiamo sta male, noi diciamo che stiamo male con lui perché il suo star male ci fa star male, lo compatiamo, no? Ma noi non possiamo entrare dentro la persona e fare nostro il suo male, cioè viverlo allo stesso modo, no? Spero che riesco a farmi comprendere con queste parole. E invece con Gesù non è così. Cioè si entra dentro l'altro. Cioè Gesù dice che la mia voce, il mio cuore, la mia mente, le mie mani, i miei passi, quindi quando io cammino, il mio sangue che scorre, lui se lo sente dentro di sé. E viceversa, si sente scorrere l'anima dentro di sé il mio mormorio. Quindi l'unione che si raggiunge, si può raggiungere con Gesù, e anche un'ombra che non sia tua, certo, questo c'è, giunge fino a questo punto, che è un punto irraggiungibile con qualunque altra creatura, fosse anche la persona che più amiamo in tutto quanto il mondo, no? In tutto quanto l'universo, fosse anche la più bella coppia che esiste, no? Sono anche i due più grandi amici, i due più migliori non si dice, insomma, i due migliori amici che esistono, mai esistiti sul pianeta Terra, no? Quelli che, tipo San Basilio e San Gregorio, che dicevano che erano due corpi ma una sola anima, no? Ecco. E questa è una cosa molto bella.
speriamo, insomma, che ci venga un po' di santa aspirazione, insomma, a raggiungere tanta altezza. Ecco, adesso scendiamo un po', ma neanche troppo, insomma, no? Ecco, perché una porta per raggiungere questo stato di unione di essere tutto suo è che Dio possa fare della nostra anima quello che vuole. Sa che significa tabula rasa? Cioè, qui ci soccorre, siamo ancora nel mese di ottobre, la spiritualità di Santa Teresa di Gesù Bambino. Ecco. In particolare in quegli aspetti in cui lei amava definirsi il giocattolo di Gesù. È bellissima questa cosa. Sapete che i bambini, i giocattoli li prendono, li giocano, non c'è nessun riguardo perché poverini a volte li sbatacchiano. Oppure li sbattono dentro la cesta, ci giocano un giorno per una giornata intera, poi li lasciano perdere per un mese, poi li riprende la fissa e si rimettono a giocare. E... Capito? È un'immagine bellissima, nel senso di dire a Gesù: ti servo per qualcosa, usami, non ti servo a niente, ma sbattimi al muro e chi se ne importa, insomma, non mi si fila nessuno, non mi ascolta nessuno, non mi vuole bene nessuno, cioè per dire no. Questo vuoi, perfetto, benissimo, non c'è problema. Mi togli questa cosa, mi togli quell'altra cosa, mi metti in una malattia, non lo so, tutti mi odiano, nessuno mi capisce, nessuno mi stima, tutti mi calunniano, tutti mi parlano male, che ne so, immaginiamoci tutto l'immaginabile. Oppure vuoi che servirti di me, quindi vuoi che le mie opere, la mia testimonianza, la mia parola, la mia vita possa servire di giovamento a qualcuno, fa pure, ma tanto non è roba mia, insomma, roba tua. Se lo vuoi fare, fallo, e se non lo vuoi fare, toglielo in qualunque momento senza nessun problema, no? Ecco, questo vuol dire che Dio possa fare con noi quello che Lui vuole, ma proprio quello che Lui vuole. Questa è la quintessenza dell'ubbidienza, no? Ubbidienza che noi dobbiamo anzitutto e sempre a Dio, qui. Subito nel paragrafo seguente, no? Luisa dice: manifestami la tua santa volontà. Noi non lo sappiamo quello che Dio vuole da noi. Io non lo so quello che Dio vorrà oggi da me. So, abbastanza al principio di questo giorno, proprio al principio, insomma, perché è già cominciato da un po'. Però io non lo so oggi che cosa di piccolo o di grande vuole il Signore da me. Lo scoprirò piano piano, ma ci deve essere sempre questa grande malleabilità, ecco, questo essere argilla nelle mani del vasaio, questa grande flessibilità. Certamente la nostra giornata, anche la mia giornata di oggi, insomma, io so più o meno quello che dovrebbe succedere, le persone che devo incontrare, gli impegni che ci sono in parrocchia, insomma, le riunioni, gli appuntamenti fissi, quindi sì, ecco, però sempre aperti a quello che il Signore vuole. Nel piccolo così come nel grande. Ogni volta che noi vediamo che facciamo qualche recalcitranza, di qualche impuntatura, no? Di qualche opposizione a quello che accade, quindi che si oppone a questo abbandono totale, alla spiritualità di Santa Teresa di Gesù Bambino, che sembra la spiritualità veramente dei bambini, ma è la spiritualità degli eroi, insomma, no? Santa Teresa di Gesù Bambino scriveva queste cose, scriveva le cose che scrive. Non ricordo male, è morta nel 1904, adesso non credo di sì, e qui stiamo nel 1905, insomma, no? Quindi c'era quest'anima pura in Francia, ecco, che forse in qualche modo cominciava anche lei a vivere questi prodromi della vita nel volere divino, perché la spiritualità della piccola via, gli assomiglia molto, insomma, ha dei punti in comune, non indifferenti. Quindi il bambino in braccio alla madre, dice Gesù, c'è un salmo bellissimo, no? Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, supererò le mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. L'anima deve riposare nelle braccia dell'ubbidienza come un bambino si riposa sicuro nelle braccia della madre. E solo chi riposa in braccio all'ubbidienza, dice Gesù, che riceve tutti i colori divini, perché a chi veramente dorme si può fare ciò che si vuole. Così chi veramente riposa in braccio all'obbedienza si può dire che dorme, e Dio può fare all'anima ciò che gli vuole. Bellissimo.
Quindi anche quando si manifesta un'obbedienza che passa attraverso le creature, anche se oggi io dico sempre, no, che le persone, insomma, non si usa, ecco, anche negli istituti di vita consacrata, insomma, quanto ne so, come dire, ricorrere facilmente, diciamo, ai metodi imperativi o impositivi, no? Di provvidenza, fai questa cosa. Ecco, ma molte volte, specialmente quando poi si hanno rapporti, diciamo, un po' così più leggeri, no? Pensiamo a chi c'è il confessore, a chi c'è il padre spirituale, insomma, ma no? Pensiamo anche al parroco in una parrocchia, no? Cioè, generalmente si manifesta quella che dovrebbe essere percepita come un'obbedienza, come un suggerimento, come un consiglio, insomma, come un'esortazione, no? Poi spetta alla persona, nel suo lavoro intelligente, soprattutto nella sua scelta, di cosa voglio fare, la mia volontà o la volontà di Dio. E quindi farò tesoro di quel consiglio, di quell'esortazione e lo metterò in pratica, no? Un'anima obbedientissima. Quando percepisce anche tra le righe, no? Ecco, di quel parlare delicato che è giusto che si abbiano le conversazioni spirituali, che attraverso il direttore spirituale, attraverso il confessore, il Signore mi sta suggerendo di fare qualcosa, la soluzione di idee, cioè un'anima che vuole veramente tendere alla grande santità, è che immediatamente lo mette in pratica, subito, senza aspettare che sia poi costretto, magari trattandosi di una cosa importante, ad essere un po' più esplicito, quindi a dire chiaramente, insomma, guarda, sarebbe bene che... Quindi vediamo però anche in questo come c'è questo lavorio interiore, come la domanda di fondo è sempre la stessa. Cosa voglio fare io? Voglio fare quello che vuole Dio o voglio fare come mi pare? È sempre, siamo sempre in questa... In questa, voglio pensare io, voglio fare i progetti io, voglio desiderare io, o voglio abbandonarmi veramente nelle mani del Signore, ecco. E infine l'ultimo, anche questo va un po' sul mistico, come accennavamo, parla della vita di amore di Gesù. Dice: ti voglio tutta in me, a ciò che possa trovare tutto in te. Qui c'è un concetto, per la verità, che è un concetto, diciamo così, non abbordabilissimo, non di semplicissima comprensione, ma è un concetto però tipico della vita del divin volere, no? Della vita del divin... È anche, diciamo così, uno dei fondamenti dei capisaldi teologici che giustifica quella particolare forma di preghiera che si vive nella divina volontà, che sono i giri. Allora, seguiamo passo passo. Figlia mia, ti voglio tutta in me, a ciò che possa trovare tutto in te. È forte questa frase, no? Attenzione. Tutta in me, abbiamo già visto prima, no? Fino a sentire il tuo mormorio. Ecco. Affinché possa trovare tutto in te. Attenzione. Perché? Perché se io sono fuso con l'umanità di Gesù, attenzione a questo passaggio, Gesù dice che nella sua umanità tutte le creature ebbero vita, io sono di specie per tutte. Quindi, se io entro in Gesù, attraverso la stessa umanità di Gesù, gli porto tutte le creature. Gliele porto a lui e al tempo stesso le porto in me e lui le trova in me. Unita con me, attenzione, mi farei trovare in te e attenzione. Cosa produce questo? Vedete il giro, no? Cosa diciamo nei giri? Signori, io metto il mio ti amo nel sole che sorge, anzitutto in quella creatura, ma poi ricambio il mio ti amo per me e per tutti, cioè l'adorazione, il ringraziamento e la lode che tutte le creature presenti, passate e future dovrebbero a Dio per il fatto che sorge il sole e che non gli danno, perché non hanno per esempio recitato le lodi mattutine con attenzione, glielo do io. E questo come faccio a farlo? Attraverso la divina volontà che raggiunge tutte le creature di ogni luogo e di ogni tempo. Ok? Ecco. Allora Gesù continua. Unita con me mi farei trovare in te la riparazione per tutti,
la soddisfazione, il ringraziamento, la lode, tutto ciò che le creature sono obbligate a darmi, anche perché se ci si unisce alla Santissima Umanità di Gesù, Gesù nella sua vita terrena questo ha fatto, ha riparato per tutti, ha soddisfatto per tutti, ha ringraziato per tutti e ha lodato per tutti. Quindi capiamo che la stessa umanità di Gesù a cui ci fondiamo e a cui siamo uniti, che dà a Gesù stesso quella gloria che gli è dovuta, perché nulla se non Dio stesso può dare a Dio stesso ciò che merita. Allora, e qui dice, l'amore, oltre alla vita divina ed umana, bellissimo, mi somministrò la terza vita. L'amore di, la vita divina gli ha somministrato l'amore eterno del Padre, a Gesù. Il Verbo è in quanto eternamente amato dal Padre. La vita umana gliel'ha somministrato l'amore della Madonna, l'amore della Divina Maria, la sua follia, l'amore e i suoi desideri ardentissimi di vedere l'incarnazione del Verbo. E quell'amore divenne, ecco, divenne carne, sostanza della Santissima Umanità di Gesù. Per cui la vita divina di Gesù ha un padre e la vita umana di Gesù ha una madre. Ma c'è una terza vita, cioè che mi fece germogliare tutte le vite delle creature nella mia umanità. E questo, dice Gesù, è per me gioia e tormento. Mentre mi dà la vita, perché? Perché Gesù è felice di avere in sé tutte le anime da lui create, però gli dava anche la morte, perché? Perché molte creature, come ben sappiamo, a Gesù non lo vogliono, lo respingono, escono non dalla sua volontà, e escono dalla sfera d'azione della sua grazia, e alcune saranno recise per sempre. Basta rileggere le ore della passione, tipo quando Gesù gli scappa la frase Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma non per l'abbandono del Padre o per i dolori che sentiva, come dice, per il dolore lancinante che gli provocava la perdita delle anime. Dice, ma tutto questo, e io devo perdere anche una sola anima, quando un'anima, io amo una sola anima come le amo tutte insieme. Dice, no, questo non ce la faccio a sopportarlo, gli scappa quel grido, no? Quindi capiamo, no, anche che significa quando poi questa vita, dice, vorrei trovare in te questa vita d'amore. E la vita di amore di Gesù è stata una consumazione per la gloria di Dio, ma anche per la salvezza delle anime. Quindi quando un'anima è fusa con Gesù, vede tutte quante le anime appunto come anime, non vede più le persone, la simpatica, antipatica, mi ha fatto bene, mi ha fatto male, cioè le vede semplicemente come anime da salvare. E quando vede un'anima che è cattiva, che non, che anche se non si rende conto sta lontana da Gesù, non giudica, non si arrabbia, non si sdegna, ma soffre con Gesù e come Gesù, per lei. Questo è un altro, come dire, dice, manifestatemi la tua santa volontà. Ecco, la mia volontà è che tu arrivi fino a questo punto, veramente di essere, sotto tutti i punti di vista, quest'altro me stesso, e questo tutto in me, a ciò che tu possa trovare tutto in te, e attraverso questo in noi possa trovare la riparazione per tutti, ma possa farti vivere della mia stessa vita, che è la vita completamente immolata sull'altare della divina volontà per la gloria del Padre e dedita, perché questo Gesù è venuto a fare, alla salvezza delle anime.
Bellissime le cose che abbiamo meditato, molte delle quali, o Santa Divina Maria, al di là della nostra capacità di perfetta comprensione e soprattutto di poterle, ecco, vivere da subito. Queste sono chiaramente mete di un cammino però che sia deciso e risoluto. La cosa su cui dobbiamo stare sempre molto attenti, che è un po' il cuore anche di questa meditazione, è: ma io veramente voglio fare come mi pare o voglio cedere la mia volontà al Signore perché faccia della mia vita quello che Lui vuole, senza opporre la minima resistenza, come hai fatto tu? Ecco, per arrivare alle vette che oggi abbiamo contemplato, ecco, più contemplato insomma che meditato di questa vita completamente fusa, fino a sentire la stessa vita di Gesù dentro di noi, è evidente che non ci può essere se non c'è questa scelta radicalissima, decisa, e poi piano piano, quotidianamente, passo dopo passo, vissuta e messa in pratica. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.